i migranti sono sempre gli ultimi, sono malvoluti, quindi noi dobbiamo far vedere che questi ragazzi sono ragazzi come noi, sono giovani, hanno sogni, vogliono giocare a calcio e divertirsi. È proprio questo un ottimo modo per combattere il razzismo ed è per quello che supportiamo questa iniziativa. 4.000 giovani italiani e stranieri, 170 squadre miste composte da migranti, tifoserie ultra, ragazzi e ragazze per una non-stop di partite auto-arbitrate. Si gioca in contemporanea su 14 campi, sono i mondiali antirazzisti organizzati dalla WISP. Questo è un laboratorio di multiculturalità e di per preservare la dignità di tutti. E noi attraverso anche lo sport cerchiamo di dare dignità anche a questi richiedenti asilo e rifugiati che vengono qua a giocare. Qui i ragazzi vivono insieme per giorni, una sorta di grande festa all'insegna dello sport. Tra calcio e festa, però sempre nei limiti del possibile, niente, tanto l'importante è divertirsi e partecipare. Ma i mondiali antirazzisti sono soprattutto storie di vite difficili. Io vieni qui per protezione. Sei fuggito dalla Sierra Leone? Sì. Sono rifugiato, sono in Italia da un anno e mese. Come sei venuto via? Sono venuto dal Libia con barconi. Sono il capitano della squadra FC Abdul del Mali.